Sant'Agata è la luce del martirio del nostro tempo, è il messaggio che noi vogliamo dare quest'anno, in preparazione alle festività agatine, perché tutto non si riduca nei giorni grandi della festa di febbraio e nell'ottava, ma tutti quanti facciamo un percorso di fede, di riscoperta di Sant'Agata, del significato del suo martirio nel nostro tempo, la luce del martirio, perché il nostro tempo ha anche i suoi martiri. 30 anni fa, nella nostra Sicilia, a Palermo, veniva barbaramente ucciso il beato Pino Puglisi, ucciso in odio alla fede, perché il Vangelo che annunziava dava fastidio alla mafia, ma era il Vangelo, dove c'è la luce le tenebre arretrano e ne hanno paura. Oggi cosa significa per noi fare tesoro di questa luce del martirio nella nostra città, nei nostri comportamenti, nelle nostre famiglie, nell'educazione dei figli, nelle scelte economiche, nelle scelte morali, nelle scelte affettive? Sant'Agata ha molto da dirci, e a partire dal giorno in cui il velo di Sant'Agata andrà a trovare le nostre comunità, la prima sarà quella di Fossa Creta e poi quella di Santa Lucia e Sacro Cuore al Fortino, ecco, tutta la città si senta interpellata, perché ogni anno la festa di Sant'Agata ci faccia crescere nel nostro essere buoni cristiani, nel nostro essere uomini e donne che vivono la città con responsabilità e la facciano crescere nella civiltà.